Ed eccoci di rientro dall'alba qui al Passo Bernina, dietro di me appunto il Piz Bernina, tutto il gruppo del Bernina. Elisa è appena tornata nel camper, freschino, devo dire freschino, però piacevole. Purtroppo i colori non sono stati belli accesi come me li sarei aspettati, ma vabbè, non si può avere tutto alla vita. Aver dormito, vedere questo spettacolo diciamo dal van che è messo lì non ha prezzo, anzi sì, un prezzo ce l'ha: 10 franchi per il parcheggio per un giorno. La Svizzera è sempre la Svizzera, da questo punto di vista non si sbaglia. Hello world, wake me up to another good morning time ago. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive, and I soar. Still I run toward the wind, and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all. Eccoci arrivati in questo posto abbandonato, purtroppo. Sì, pensavamo purtroppo ci fosse un rifugio. Peccato, perché il paesaggio è spettacolare. Si chiama Berg Hotel Sassalmason, che il Sassalmason è la montagna che abbiamo qua dietro. E mentre alle nostre spalle, giri, dove sei? Vieni qua. Alle nostre spalle, questa qui giù, è la vedretta di Palù, e il Piz Palù è, io non ce la faccio mai, là dietro. Là dietro. Ecco, semi nascosto, no, che dico, qua dietro. Piz Palù è semi nascosto qua dietro, mentre di là, dove dicevo prima, c'è il passo Gembré, e si scende da lì, si torna dove eravamo ieri, alla Poschiavina, al ghiacciaio di Felleria. Al ghiacciaio di Felleria dove eravamo ieri, quindi siamo più o meno nella stessa zona, ma con ovviamente vedute diverse e ghiacciai diversi. Bello, molto bello, e di bellissimo qua da zero. Si vede il lago di Poschiavo. Abbiamo il lago di Palù e il lago di Poschiavo. Sperando che si veda tutto, credo di sì. Qua giù, questo qua sotto basso, lago di Palù, e là in fondo lago di Poschiavo. E tutta questa è il versante della Svizzera, sì, che va verso Tirano. E quindi verso l'Italia. Molto bello. E qua giù, qua sotto c'è la stazione, qua giù c'è l'Alpegrom e il treno del Bernina che passa da queste parti. Va bene, ci pigliamo 10 minuti di pausa, un quarto d'ora di pausa e poi riscendiamo. Oggi giornata easy, molto easy. Ritorniamo verso il van, anche perché il cielo si è coperto, ma nell'arco di un nanosecondo praticamente, e quindi fa freschino e anche la luce non è poi
un granché. Ah, come devo fare? Come devo fare? C'è freddo. Come devo fare? Dopo. A dopo. And I simply can't deny it that I feel adventure calling out to me. Yeah, we are all looking. Questa passeggiata che abbiamo fatto oggi è consigliatissima se qualcuno pensa di arrivare col Tornino del Bernina qua al passo e vuole fare una camminata facile e panoramica allo stesso punto, allo stesso momento. Questa la straconsigliamo perché alla fine è molto semplice. Sì, sì, sarebbe stato carino anche arrivare fino alle Marmitte dei Giganti. Sì, però... E poi magari riprendere il treno. Esatto, quella è un'altra possibilità, noi oggi non abbiamo il tempo. No, no. E io se ci è rimasta male? No, ci consigliavano anche di farlo in inverno, che è più bello perché c'è la neve, più suggestivo. Certo, perché il rosso spicca molto di più, il rosso del Trenino spicca molto di più nella neve. Nella neve. Uh-huh. Va bene, direzione Livigno. Dove siamo? Bagni vecchi antichi, com'è? Vecchi. Bagni antichi, bagni vecchi di Bormio. Per fare un poco di vacanze di quelle culone, come noi di solito non facciamo. Ed eccoci usciti, soddisfattissimi, no? Sì. Super soddisfatti. Ora, noi vi avevamo detto che stavamo andando in direzione Livigno, però non vi abbiamo spiegato cos'è successo a Livigno. In realtà abbiamo fatto un pranzo rapidissimo. Fuggite, sciocchi! Ma siamo fuggiti perché c'era una quantità di persone indicibile, sembrava un pollaio, senza nulla togliere a Livigno che ci piace. Noi c'eravamo stati a maggio di qualche anno fa ed era fantastico, non c'era nessuno.
Stavolta siamo scappati come dei folli e quindi non abbiamo nemmeno girato 5 minuti di video. No. Siamo proprio scappati via. Sì. Ora siamo a Bormio, avrete capito. Ora dobbiamo decidere ancora cosa fare per cena, dove andare a dormire. Sono le 9 di sera, come vedete non si vede più niente nemmeno nel video, ma ce la faremo, come sempre, qualcosa inventeremo. Direi che per oggi è tutto, a domani!